Eccoci qua, siamo pronti per un nuovo appuntamento con Acqua in Bocca. E è passata già una settimana e gli argomenti ovviamente che siamo andati a cercare sono diversi. Intanto ciao Alessandra, tutto bene? Ciao, ciao Sara, tutto bene? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte. E mi stavo sistemando, ovviamente mi stavo sistemando. Ci sta, un pochino ci sta. I capelli. Tutto bene, Sara, un'altra settimana. Mi sembra dai riscontri che il nostro podcast stia andando bene. Ho dei feedback, dei giudizi positivi, mi dicono che brava, insomma, poi noi abbiamo ricominciato dopo una pausa di tre mesi e mezzo, quindi mi sembra stia andando bene. E eccoci tornati, gli argomenti sono sempre tanti, dovremmo fare, non so, forse arriveremo a fare una puntata al giorno, chissà. Vedremo, beh, adesso vedremo sì, in futuro. Stiamo puntando a questa nuova tempistica sul podcast, capiamo, anche perché cerchiamo di concentrare l'argomento che scegliamo in maniera tale da renderlo piacevole, simpatico, ma al tempo stesso una pillola, una perla messa anche durante un piccolo viaggio in macchina da poter ascoltare. Una volta che si scende si è ascoltato tutto e non c'è bisogno magari di dover premere pausa per poi riprendere. Quindi esatto. È anche pillole di informazioni, di curiosità, di news, e forse hai ragione, questa perla quotidiana magari crea anche un'attesa. Non vogliamo annoiare, vogliamo divertire, intrattenere. Ricordiamo, Sara, che siamo con la collaborazione di Studio Sound su YouTube il sabato alle 17:30 e poi ci trovate su Spotify. Infatti, quindi non avete scuse, quindi, sostanzialmente. E oggi parleremo di qualcosa di nuovo e anche particolare, perché c'è una ricorrenza che di qualcosa, di un oggetto, di un gioco che tutti in qualche modo conosciamo, a prescindere dal fatto se ognuno di noi ci abbia giocato o meno, però esiste praticamente da sempre. Chi non ha avuto? Tutti, credo, quasi tutti, tutte, la famosa Barbie, l'iconica Barbie della Mattel, che da pochi giorni ha compiuto 64 anni, è nata nel 1959. Sara, credo che quasi tutte noi, se non tutte, abbiamo avuto almeno una Barbie nella nostra vita. Sì, io non giocavo molto con le Barbie, ma questo credo sia un dettaglio, però sappiamo un po' tutti che cos'è. E è divertente anche associare Barbie all'evoluzione che ha fatto nel tempo, perché siamo passati da una classica Barbie, ma con lo stesso vestito che veniva spogliata e rivestita continuamente, o le venivano tagliati i capelli, fatto, queste povere Barbie veniva fatto di tutto, purelle. Ha delle Barbie addirittura fatte a mestiere, con i mestieri anche adesso. Barbie, la famosa, l'iconica bambola bionda, da questo taglio, questo colore di capelli che poi è diventato davvero ricercato, voluto, iconico nei decenni, nelle decadi, Barbie, che compie 64 anni, è diventata precorso e ha proprio anche percorso, oltre che precorso, i tempi, perché è stata ed è e resta davvero una bambola iconica. Anch'io personalmente non giocavo moltissimo, le tagliavo i capelli, la rendevo punk, mi piaceva fare i capelli viola, i capelli fucsia, mi piacevano giocattoli un po' più maschili, avevo le macchinine, le cose, quindi mi piaceva giocare, stavo molto più volentieri in mezzo ai cosiddetti maschietti maschi, però ce l'ho avuta, quindi ci giocavo. E ha davvero, Sara, precorso e percorso tutti i nostri tempi. È stata medico, infermiera, dottoressa, paleontologa, archeologa. È diventata addirittura nel 1900, mi sembra, 92, se non ricordo male, Sara, presidente degli Stati Uniti. Quindi ha precorso i tempi, presidente donna. Sì, l'hanno fatta diventare qualsiasi cosa. Ha rivoluzionato il mondo dei giocattoli e soprattutto delle bambole. Sì, e poi con diciamo un po' il politicamente corretto negli anni sono state fatte diverse versioni anche di posti diversi nel mondo, Barbie orientale piuttosto che di altri posti, quindi africana, sì, musulmana, sì, con varie religioni. È stata declinata veramente in tutte le razze, gli stili e le personalità del mondo, quindi ha attraversato, ecco, tutte le etnie, no? Naturalmente, tutti i paesi, è una bambola di culto internazionale, africana, abbiamo detto orientale, quindi cinese, giapponese, non solo bionda con la pelle chiara e gli occhi azzurri, che poteva sembrare, no, agli inizi, Sara, quando nacque,
un oggetto magari fondato sulla cosiddetta, tra virgolette, razza, quindi bionda con gli occhi azzurri, poteva dare un messaggio sbagliato, Sì, lo invece. stereotipo della perfezione. Perfezione, lo snobismo, come se ci fossero delle etnie superiori alle altre, no? L'Occidente è superiore all'Oriente e viceversa. Invece no, ha davvero attraversato tutte le decadi ed è stata declinata in ogni sua forma, in ogni suo colore, in ogni sua rappresentanza di ogni nazionalità. Quindi possiamo proprio dire che è una bambola, è un giocattolo inclusivo, di grande condivisione, da 64 anni. Sì, infatti credo che anche le bambine e i bambini di adesso ci giochino, pur essendo passati 64 anni. Ne hanno fatte tante versioni anche animate, ci sono tanti cartoni animati di Barbie, anche carini come sono stati rappresentati e raccontati, ma ancora una volta ci sarà un live action che uscirà al cinema, questa volta dedicato proprio a Barbie. Inoltre, Barbie è presente, e lo ricordiamo, nella Giornata Internazionale della Donna, quindi sono state realizzate anche l'8 marzo di quest'anno, vari tipi di bambole, quindi rappresentative, inclusive naturalmente, ma non solo, è anche un oggetto identificativo e rappresentativo, per esempio, per le materie STEM, cioè per agevolare e facilitare l'ingresso delle ragazze nelle facoltà con materie scientifiche, no? Anche questo è un altro pregiudizio, un luogo comune, che le materie scientifiche possano essere soltanto, come dire, Prettamente rappresentative per gli uomini. per i ragazzi, i soggetti maschili, e invece non è così. Quindi è inclusiva anche in questo senso, quindi agevolare simbolicamente la presenza delle ragazze nelle facoltà scientifiche, quindi le materie appunto STEM. Insomma, è veramente un oggetto di culto. Per esempio, gli anni Ottanta, che sono stati una decade importante, iconica, fondamentale, anche lì aveva degli abiti, un look molto identificativo, quindi capelli frisé molto cotonati, come si portavano negli anni Ottanta, la minigonna di jeans, ma anche le spalline larghe, c'erano alcuni Oh abiti mio con le Dio! spalline larghe di rifluo, insomma. Quindi veramente iconica. Iconica al punto cioè, di essere arrivata ancora ai nostri giorni, di sopravvivere, aver visto qualsiasi cosa in questi 64 anni e andare sul grande schermo rappresentata anche da due personaggi, cioè attori importanti, Ken rappresentato da Ryan Gosling. E invece Barbie stessa da Margot Robbie, quindi sarà qualcosa di sicuramente carino da capire e scoprire come hanno trovato anche in questo duo Barbie Ken una storia niente male magari dietro. Aspettiamo quindi a luglio uscirà e sarà una sorta proprio di film iconico anche questo, e quindi siamo davvero molto curiosi. E poi non so se tutti sanno che c'è un canale YouTube dedicato esclusivamente a Barbie, quindi ha veramente Barbie ha veramente, è davvero un oggetto internazionale di grandissima condivisione. Sono stati fatti oggetti di ogni tipo legati a Barbie. Pensiamo alla Barbie Malibu. La Barbie Malibu è veramente internazionale, realizzata la casa di Barbie, la piscina di Barbie, caravan, quindi tutti gli oggetti anche legati, la casa, la cucina, la camera da letto, la piscina da mettere in giardino, insomma, veramente di tutto di più, di tutto di più. Credo che davvero bambine, ma anche bambini di tutto il mondo abbiano giocato anche a far accoppiare, no? Barbie e Ken, creando questa, facendoli muovere, facendoli fidanzare, baciare, sposare, insomma, gliene abbiamo combinate di tutti i colori a Barbie. Chi non ha, io Sì, la spogliavo, tagliavo i staccavo il capelli, braccio, la volevo poverino, cioè, punk. sì, no, su questo guarda, è meglio non citare perché ci potrebbero denunciare per violenze nei confronti di Barbie, ma sfido chiunque a non aver fatto del male in qualche modo a Barbie. Tra l'altro, hanno fatto sicuramente una versione cantante, ma chissà se Barbie e Ken li hanno mai fatti cantare Barbie Girl, canzone inno del 97 che Eh chi è sì. di quell'epoca sicuramente ha sentito e nel videoclip stesso un po' di stop motion mostravano a modo loro quello che potesse essere gli Aqua, ovviamente stiamo parlando la vita di Barbie e Ken con questo brano che ci ha accompagnato per tanti anni, iconico anch'esso.
Anche questo, come il video o videoclip, come si diceva negli anni Ottanta, che accompagnava appunto il brano, ricreava l'atmosfera dei due eterni fidanzatini in questo mondo felice, fatato e tutto zuccheroso che rappresentava appunto il mondo di Barbie. Però in realtà, appunto, oltre questa immagine superficiale che dava la bambola, in realtà si è sempre celato un mondo di grande condivisione, come appunto stavamo dicendo. Quindi gli Acqua, primo estratto del loro, anzi era il terzo estratto che ebbe un grandissimo successo dal loro primo album, che si chiamava Aquarium, e questo singolo, il terzo estratto dal disco, ebbe un successo planetario proprio. Fu discusso, ci furono anche tante polemiche, come insomma in ogni cosa anche particolare nuova che esce. Fatto sta che questo singolo Barbie Girl ebbe un successo strepitoso. Ancora oggi si suona, si balla in qualche festa, in qualche sagra, in qualche evento, in qualche pubblicità la sentiamo, insomma, quindi è un brano anche questo appunto diventato iconico, come dicevi giustamente, insieme al video o videoclip. Ma si può definire quello di Barbie un grande sogno americano? Un grande sogno americano, sì. Rappresentava davvero il grande sogno americano, perché poi è il sogno di tutti gli Stati Uniti, di tutta l'America. L'America realizzava il grande sogno a partire proprio dall'ambientazione domestica, quindi la camera da letto, la cucina, l'arrivo dei macchinari, degli elettrodomestici, erano oggetto di culto anche questi, quindi creavano il grande sogno, la casalinga che veniva messa lì con il frigorifero nuovo, il forno, e per esempio, non so, anche in Italia non c'erano queste cose, quindi si guardava al film americano come al grande sogno. E di grande sogno americano, oltre a Barbie, si è parlato anche durante la notte degli Oscar, Sara. Se ne è parlato, sì, e devo dire diversi personaggi ne hanno parlato, anche ho notato attori importanti, che sono attori e attrici che sono state premiate, e hanno ringraziato prima di tutto i genitori, magari chi molto anziano, chi non c'è più, non ha visto i propri figli realizzare questo momento. E tra i premiati c'è il miglior attore non protagonista, che è stato dato il premio a quello che era da piccolo uno dei grandi protagonisti dei Goonies, ed è Ki Huy Quan, che ha vinto come miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once, che è questo film che ha vinto praticamente qualsiasi cosa. E lui nel discorso di ringraziamento ha detto proprio questo: mamma, finalmente ce l'abbiamo fatta, e posso definire questo il mio grande sogno americano. Grande sogno americano di questo attore, appunto, che ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista, interprete dei Goonies, ma era anche il bambino di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, accanto a Harrison Ford, che lo ha scoperto, lo volle accanto a sé, e con il quale si è ritrovato in questa scena, anche questa iconica, che rimarrà nella storia, una felicità, una contentezza, baci, abbracci, salti intorno a Harrison Ford con grande gratitudine. Lui ha detto tra le lacrime, come ricordavi giustamente tu, Sara, che questo è il suo grande sogno americano, quindi tutti possono raggiungere un sogno, basta crederci, ricordando che lui arrivò negli Stati Uniti su una barca, perché lui è con la mamma un profugo vietnamita, e vissero un anno in un campo profughi, quindi dice: se ce l'ho fatta io, ce la possono davvero fare tutti. Ed è vero, lo diciamo sempre, Sara, anche a microfoni spenti, non bisogna mai lasciare, abbandonare il proprio sogno, ma continuare a coltivarlo. E questo attore vietnamita è stato davvero un grandissimo esempio proprio durante la notte degli Oscar. Sì, diciamo che poi queste cose fanno riflettere, perché uno può anche mollare psicologicamente ad un certo punto, però quando riescono a vincere gli ultimi, se li vogliamo definire così, uno si comincia un attimo a ritornare sul pensiero e dire: allora non è poi così impossibile questo sogno. Certo, è un sogno che magari hanno tanti, quindi è diventato molto più difficile riuscirci, ma determinate cose ti fanno comprendere che non è poi così impossibile, che questo forse non è appunto impossibile, non è impossibile, è difficile, magari come diceva Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, forse anche più di uno su mille, sicuramente ci vuole un pizzico di fortuna, ci vuole il momento giusto, nei tempi giusti, ma il sogno appunto va sempre coltivato. E il sogno americano, a partire dagli anni 50,
50, e poi dal 59 la Barbie è diventata iconica in questo perché è stata rappresentativa appunto del grande sogno americano. Il cinema americano nasce anche lì come grande sogno, cioè tutti possono arrivare ad avere il forno nuovo, la lavatrice moderna, la lavastoviglie, quindi la casalinga poteva diventare la star, no? La star della propria abitazione e casa. Ci fa anche un po' ridere, magari a volte ci sono anche Fatto delle casa sfumature per un po' te, diverse. adesso potrebbe essere Sì, definito però, in però è anche sostanza. vero, insomma, gli Oscar ce lo hanno dimostrato, il grande sogno esiste. Sì, e può essere realizzato, certo, neanche bisogna puntare in alto, per carità, poi anche scherzando, magari lo si dice, sognando gli Oscar, poi se dovesse accadere veramente, che cosa facciamo? Non lo so, vabbè, intanto ci andiamo, ci facciamo red carpet e poi si vedrà. Hai visto l'abbraccio meraviglioso con Harrison Ford? Perché il bambino, la storia di questo attore, appunto di Kiwi One, è cambiata così da un attimo. Lui l'ha visto, Harrison Ford ha visto questo ragazzino, l'ha voluto con sé, e quel bambino, con anche la mamma, al seguito, e a quel bambino ha cambiato la vita, a lui e a sua madre. Poi lui durante il discorso ha detto stavo quasi poi in questi anni magari per mollare, no? Perché poi proseguire, cresci, non è detto che poi continui, diventi un attore importante, magari rimanevi il bambino, il caratterista, eccetera. Invece crescendo, insomma, ha insistito, provino su provino, è arrivato a vincere un Oscar. E, pensa che viaggio che abbiamo fatto dal 59 al 2023, dalla Barbie. Dalla prima iconica Barbie, soltanto bionda con gli occhi azzurri, che poteva sembrare non inclusiva, ma assolutamente no, superiore, poteva dare adito a messaggi sbagliati, invece oggi ha un grande messaggio di inclusività e condivisione. È bello Sì. però, è molto carino. Sì, infatti è sempre un bel percorso perché poi si vanno a toccare temi a partire dalle notizie di attualità e tornando un po' indietro nel tempo, ma sempre nel concreto. Nel 97, giusto per citare qualcosa che ci siamo ancora nei tempi, in realtà è stato un grande anno di diverse uscite, sia come oggetti, sia come rivoluzioni, sia come innovazione. La prima cosa che mi viene in mente è a settembre del 97 la nascita di Google, che ha rivoluzionato praticamente il mondo intero del web, ha dato una forma cioè ha creato dottori online, è qualsiasi cosa Google. Di Google può essere tutto, tuo padre, tua madre, sì. professori su tutto, quindi ci ha cambiato la vita. Siamo diventati sicuramente oggi schiavi del web, però sicuramente ha cambiato tutto: ha cambiato il modo di comunicare, di fare comunicazione, di lavorare, perfino di studiare. Quindi, davvero un'idea, un'intuizione, un'invenzione pazzesca. E restando nel cinema un momento ancora, nel 97 esce un altro grande film, vale il secondo Oscar proprio a Spielberg, che era presente anche lui domenica notte all'Academy, Salvate il soldato Ryan, con una coppia eccezionale quale Tom Hanks e Matt Damon, insomma, quindi due grandi, anche questi due grandi iconici attori, giusto per rimanere un attimo nel grande cinema. Ma ci sono anche, per esempio, dei successi italiani. Tra le varie cose che possiamo ricordare, Sara, i nostri tormentoni, le canzoni, la musica, insomma, è sempre molto importante per il nostro paese, no? Determina tanti momenti. E come dimenticare la vittoria dei Giallissa a Sanremo nel 97? Perché Fiumi di parole è ancora oggi una canzone, anche questa iconica. Poi non li hanno voluti più a Sanremo, però insomma, quella vittoria è rimasta mitica. Io penso che se dovessero tornare i Giallissa a Sanremo, il pubblico farebbe tipo quando Vessicchio si presenta così all'improvviso a dirigere qualche Standing cantante, sì, tipo ovation. sì, standing ovation, la ola proprio e al teatro. Hanno dichiarato che sono tantissimi anni che provano a consegnare, a portare canzoni, nessun direttore artistico, Amadeus per la quarta volta li respinge. Ma insomma, vedremo. Faremo una petizione anche noi, porteremo avanti, Sara, una petizione online per riavere i Giallissa e rivivere appunto quel magnifico momento del 97 quando con Fiumi di parole ci regalano un grande sogno anche a noi. Secondo me Dicevo anche. basterebbe ospitarli per un attimo, far cantare Fiumi di parole, loro sono contenti e via, cioè, che te costa.
Li ho visti da Fiorello, non so se l'hai visti recentemente, ospiti lì da Fiorello, hanno pure fatto una specie di jingle, una sigletta, insomma, quindi si sta cercando di riaverli, sono davvero davvero mitici. A Sanremo 97, Sara, c'era pure Neck, con Laura non c'è, altro tormentone. Sì, sono quelle canzoni, vabbè, che hanno in questo caso il brano che ha lanciato praticamente Neck come artista e ha dato il via a tanti altri brani molto belli, soprattutto in quella fascia fine anni 90, inizio 2000. Ci sono le canzoni bellissime di Neck, con altre ha partecipato al festival, mi viene in mente anche la canzone In Te, che comunque era giovanissimo, è un argomento importante, che poi quando vai a scavare nel passato mi sto rendendo conto che adesso si parla anche di cose che accadono oggi al festival come se non fossero mai accadute. In realtà al Festival di Sanremo sono successe un sacco di cose negli anni che hanno, cioè, come se si cercasse il pretesto per essere diversi o apparire in qualche modo durante il festival, perché ci doveva essere sempre quella parte un po' rivoluzionaria. Hai detto bene, perché Sanremo è un po' come la Barbie, segna i nostri tempi, declina momenti fondamentali anno per anno, insomma, della nostra vita, almeno quella nostra italiana. Rimanendo un attimo nella musica, quindi dal cinema siamo passati alla musica, impazzano i gruppi inglesi. Tutto il decennio degli anni 90 moltissimo, abbiamo visto gli Oasis, i Verve, ma ritornano anche gli U2 e i Depeche Mode. Gli U2 per esempio si staccano dal rock più puro, più purista, infatti molti, anche io devo dire che ho storto il naso perché non riuscivo a riconoscere gli U2 che nel 97 lanciano Discotheque dall'album Pop, quindi deviano proprio sul pop, sull'elettronica e abbandonano quel rock più puro per il quale appunto erano nati, erano conosciuti. Ritornano i Depeche Mode che dopo il decennio 80 invece della musica elettronica sfornano un altro album e in quell'anno si chiudono per un anno in sala di incisione e tornano con un altro, con una serie di brani nuovissimi, un album pazzesco. Quindi insomma veramente il rock inglese la fa da padrone, lo faceva anche nel decennio precedente ma tantissimo anche in tutti gli anni 90, in particolare nel 97, quando da noi e nel mondo impazza appunto Barbie Girl, come dicevamo. Sara, c'era anche tanta politica, perché c'erano gli strascichi di Tangentopoli, quindi c'erano anche degli avvenimenti, insomma, si parlava di finanziamento ai partiti, cambiano delle cose, si comincia a parlare di euro, di moneta unica, c'era Oscar Luigi Scalfaro come Presidente della Repubblica, c'era Dini Premier, c'era Mancini. Dovevamo capire che era il momento giusto di fermarli. Era il momento giusto di fermarli quello, perché poi nel 2003 arriveremo all'euro, ma si parlava ormai in maniera serrata di moneta unica. Insomma, cambiano davvero i tempi. Tangentopoli anche lì traccia veramente un confine, un solco dal quale poi non si torna. Ieri stavo facendo una riflessione, adesso andando in chiusura prima dei saluti magari, è che gli anni 90 o comunque dal 2000 indietro, non per fare la boomer, però effettivamente ogni decennio veniva caratterizzato da qualcosa. Era il modo di vestire, i suoni che cambiavano, il modo di cantare, il modo di fare, il modo di fare qualsiasi cosa. Se tu vedi un'immagine, riesci a capire l'epoca o il decennio a cui si accosta questa immagine. Invece dal 2000 in poi come fai? Questa è una domanda. Rimane un po' piatto, no? Dal 2000 in poi è tutto un po' più piatto, forse. Sì, è come se fosse stato inventato un po' tutto, infatti viene riproposto poi il vecchio. Comunque, cioè, questa cosa mi fa riflettere. Non è che se ti faccio vedere un'immagine di oggi può cambiare la qualità dell'immagine, perché magari adesso con la tecnologia si va avanti. Quindi diciamo che abbiamo detto abbastanza per questa puntata. Ci sarebbe da fare altre puntate in merito a questo, perché è un argomento profondo. Però il tempo è tiranno, quindi lo sappiamo che dobbiamo andare a salutare. Il tempo è tiranno, hai detto bene, però insieme a te, Sara, noi vogliamo ricordare sempre del 1997, l'anno che ha segnato anche lì, è un pezzo di storia, perché il 97 viene ricordato anche come
come l'anno funesto, la morte della principessa Diana, di Diana, principessa del Galles. Il 31 agosto muore sotto il ponte dell'Alma a Parigi e poi intorno ai primi di settembre, appunto, viene fatto il funerale che viene seguito da più di 2 miliardi e mezzo di persone. Quindi la morte della principessa Diana segna un'epoca, Sara, lo volevamo ricordare, no? Prima di salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici. Mi sembra giusto. Noi comunque ci ritroviamo qui, stesso posto, stesso giorno più o meno ancora, il sabato alle 17:30, ovviamente sul canale YouTube, e poi lo trovate sempre lì e su Spotify lo potete riascoltare quando volete. Acqua in bocca, mi raccomando, come sempre, perché poi le cose Acqua in vengono troppo a bocca. sapere. No, acqua in bocca, non lo dite troppo in giro, ma noi invece condividiamo, potete seguirci sulle storie, le storie di Instagram, i nostri canali social e poi, come ha ricordato Sara, Spotify e YouTube, su YouTube il sabato pomeriggio alle 17:30. Grazie Sara, Sara Cole, Grazie, grazie grazie a te Alessandra, quindi ci troviamo al prossimo appuntamento e buona serata, buona a te. Ciao. giornata come volete. Ciao! Ciao.